Ciao, ben ritrovati sul mio canale di cucina. Oggi voglio condividere con voi una ricetta che andando al mercato mi è venuto in mente di fare. Guardate che bellezza! Ora è il periodo proprio dei finocchi, sono di stagione e sono buonissimi, sia crudi che come li prepareremo nella ricetta di oggi, ovvero faremo la parmigiana di finocchi, oppure se volete finocchi gratinati al parmigiano. Ingredienti per i nostri finocchi alla parmigiana sono 200 ml di latte intero, 60 g di parmigiano, 30 g di fecola di patate, olio d'oliva quanto basta e sale quanto basta. Ovviamente i nostri finocchi, che andremo ora a vedere come si puliscano, come si preparano e la scelta migliore per il piatto di oggi. Per la scelta dei finocchi vi consiglio allora quelli più piccoli, come possono essere questi, di lasciarli per il pensimonio, per mangiarli crudi anche in salata. Invece per farli gratinati scegliete quelli più grandi come questo. Poi ricordatevi, in cucina non si butta via nulla. Questa parte qui è buonissima, si può realizzare un brodo oppure una vellutata di finocchi. Ho scelto i finocchi un po' più grandi, come vedete, un po' più panciuti. Tolgo così, poi vado a togliere un pochino il fondo, poi adesso li taglieremo per questo verso, faremo delle fette, ci aiuteremo con un tagliere. Per la ricetta di oggi bastano due finocchi, che abbiamo quattro persone a pranzo. Prendiamo il nostro finocchio, lo tagliamo in questo verso, vedete, così. Così da recuperare, non vi preoccupate se vengano via, che tanto recuperiamo tutto. Eccoli qua, vedete che bellezza. Adesso li mettiamo nel nostro colino perché dopo andiamo ovviamente al lavaggio. Conviene comunque tagliarli e lavarli tagliati perché vanno via tutte le impurità della terra. Stiamo lavando i nostri meravigliosi finocchi, vedete? Se dovete prepararli crudi, ovviamente saranno stati quelli più piccoli, metteteci sempre, conservateli in acqua e limone. In questo caso ho messo un pochino di bicarbonato, li lavo bene sotto l'acqua corrente e andrò a dare un giro lo stesso anch'io di limone, di succo, per lasciarli belli così colorati. Vedete? Guardate come sono belli bianchi. Diamo un giro di succo di limone per evitare proprio l'annerimento e lasciarli così belli bianchi. La cottura sarà a vapore. Metto i miei finocchi così. Io vi do delle dritte, eh? Poi voi potete scegliere di farla anche in immersione, cioè completamente in acqua. Questa cottura, vedete, così, proprio perché mantiene più le sostanze nutritive rispetto all'altra che le disperde nell'acqua. Adesso andiamo a chiudere. Per chi vuole questa soluzione va bene anche per chi ha la pentola a pressione, o se no la potete ricreare in una pentola normale. Come tempi di cottura, in pentola a pressione si parla di 15-18 minuti, per la pentola normale circa 25-30 minuti. Dipende sempre dall'alimento, dal suo spessore. Per i nostri finocchi alla parmigiana che stanno cuocendo c'è bisogno di un letto di besciamella. Sul mio canale ci sono già ricette salutiste riguardanti la besciamella. Se non volete vederlo, saltate pure e andate al prossimo step. Io però vi faccio vedere un segreto, come legare un pochino di latte con la fecola. Mettiamo il latte in una pentolina. Ne lasciamo un pochino sul bicchiere e aggiungiamo la fecola dentro. Vi ricordate cosa vi ho sempre insegnato? Che le fecole, gli amidi, vanno sciolti in un liquido freddo, altrimenti formano i grumi. Lo lavoriamo, questa diciamo è la parte legante,
Come vedete, ho stemperato la fecola in un goccio di latte freddo. Adesso andrò a versarla nel latte e sarà questa che mi legherà il composto. Adesso lo mettiamo a bollire, girando ogni tanto con un mestolo di legno. Appena si sarà rappreso, metteremo uno spritz di sale e la nostra besciamella veloce sarà pronta per accogliere i nostri finocchi. Finocchi sono pronti per andare nella nostra teglia e diventare alla parmigiana. Guardate che spettacolo! In 5 minuti abbiamo una besciamella salutista velocissima. Aggiungiamo il sale. Io uso il mio, chi mi conosce può vedere la ricetta, sale aromatico. E poi, se vi piace, noce moscata, una grattatina, perché no? Preparate una teglia antiaderente, oppure come ho preso io queste use e getta, che hanno un fondo biopat, vedete? Ok? Per l'acidità. Poi adagiate sul fondo la nostra besciamella. A questo punto andiamo, con l'aiuto di un guanto, perché sono ancora caldi, andiamo a mettere le nostre fette di finocchio, vedete? Ecco qua, a questo punto andiamo ad irrorare con un po' di olio extravergine. Potete utilizzare anche il grasso animale come il burro, eh? A me piace molto anche l'olio. Ecco qua. E poi andiamo a mettere finalmente il protagonista 2, che è il parmigiano reggiano. Abbondante per fare una bella crosticina. Preriscaldate il forno almeno a 200 gradi e in 10-15 minuti, appena hanno fatto l'effetto di gratinatura, il piatto è pronto. Favoloso profumo di finocchi alla parmigiana appena uscito dal forno. Questo può essere utilizzato sia come piatto unico, è buono anche freddo, anche se fate una festa potete tagliarlo a piccoli quadratini e presentarlo con delle forchettine, altrimenti come contorno va benissimo, sempre d'accompagnamento alle carni in umido, ma anche alle carni alla griglia. Se vi è piaciuto il mio video di oggi, io mi aspetto un like da voi e mi aspetto anche che continuate a seguirmi sul canale tutti i martedì. Ciao a tutti!